Tutti, oggi è venerdì 21, sono circa le 11:30. Ho aperto YouTube e chiamatemi guerriera mi ha taggato in un tag. Quindi adesso sentiremo insieme le domande e risponderò. Allora, tag sull'amicizia. Allora, metto muto di qua, se non ci capiamo un cazzo. Allora, la prima domanda è: cosa intendi per amicizia vera? Allora, per me l'amicizia è rispetto reciproco, per me l'amicizia è, anche se io penso verde e tu pensi giallo, comunque ognuno ha delle proprie idee e non è detto che tu debba pensare uguale a me o io uguale a te, quindi rispetto e rispetto, nonostante le diversità, diciamo. Poi, che differenza c'è tra amicizia reale e amicizia virtuale? Allora, per me a volte è più importante l'amicizia quella virtuale piuttosto che quella reale. Io non ho molte amiche, ma ce l'ho vere con il cuore, che qualsiasi cosa serve a me, loro ci sono, e qualsiasi cosa serve a loro, io ci sono, anche nelle amicizie virtuali, perché ci sono persone che io ho conosciuto sul tubo, su Facebook, che comunque sento tutti i giorni, e ci tengo molto a loro. E comunque mio marito l'ho conosciuto su Facebook e è un amore vero, perché 10 anni che stiamo insieme, quasi 10 anni e quasi 8 di matrimonio, quindi io credo a tutte le cose vere, nonostante da dove è iniziata questa relazione. Allora, un aggettivo che non deve mancare nell'amicizia, come ho detto prima, rispetto. Sei stato deluso da un'amicizia? Sì, molte volte, ma questo non toglie nel credere nell'amicizia, perché anche nell'amore sono stata scottata, cadi, ti rialzi e sei pronta per un nuovo amore, per una nuova amicizia. Come hai reagito? Niente, ci sono stata male e basta, alcune amicizie le ho recuperate e altre mi sono resa conto che non erano amicizie vere e quindi ho accantonato questo rapporto. Hai mai corretto un amico? In che senso? Non ho capito la domanda. Comunque correggo spesso le persone che non mettono l'H, perché a me mi urta il sistema nervoso. E poi, come hai preso la fine di un'amicizia? Come ho detto prima, dipende, se ne vale la pena la cerco di recuperare, mi faccio sempre un esame di coscienza, o altrimenti muore lì, perché probabilmente o non era un'amicizia vera o comunque era una parentesi magari anche dura da poco, siamo stati bene e basta, è finito là. L'amicizia si può trasformare in amore? Io personalmente non mi è mai successo, probabile, però a me Barbara non è mai successo, perché se inizia un'amicizia per me prosegue un'amicizia, se nasce un amore prosegue un amore in teoria, poi non lo so. Allora, tagga chi vuoi, io così al volo non so che taggare, perché adesso stavo fumando una sigaretta, ho visto il tag, quindi ho risposto al volo e... oggi sono buona perché è carnevale, fra un pochino andiamo alla festa qua al paese e quindi taggo tutte le persone che vogliono fare questo tag. Vi mando un super bacio e grazie Guerri che mi hai taggato, ovviamente lascio il suo link in descrizione e vi mando un bacio. Aspettate, ve lo fa sentire una cosina, aspetta. Allora, il motivo per il quale Guerri hai taggato. Allora, aspetta. Rosa blu e ombretta, le due. Voi cosa dite? E numero 10, tagga chi vuoi. Visto che nessuno mi ha chiesto di essere taggati, taggerò io, così vi imparate. Allora, io taggo rosa blu e ombretta, le due persone dolcissime di YouTube. Poi Ellie versus Ellie, Lady B, le due pazzerelle. Il motivo per il quale le altre due dolcissime YouTube e io pazzerella. Sto scherzando. Un bacio a tutti e buon fine settimana.